arrivata in pigiama, era spaventatissima. Mi ha detto che era inseguita da un uomo armato di pistola che aveva già sparato alla madre e alla sorella, che le hanno fatto da scudo. Un benzinaio situato a breve distanza dalla casa in cui ieri pomeriggio il maresciallo della Guardia di Finanza di 30 anni, Christian Sodano, ha aperto il fuoco su madre e sorella della sua ex fidanzata, ha condiviso i dettagli dell'incidente con Simona Berterame di fanpage.it. Le vittime, René Amato e Nicoletta Zamparelli, avevano rispettivamente 49 e 19 anni. La dimora oggetto di un secondo sopralluogo da parte della polizia oggi è una villetta isolata circondata da campi. La giovane ex fidanzata è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi nel bagno, probabilmente fuggendo anche attraverso la finestra. Successivamente avrebbe cercato aiuto nel luogo più vicino, recandosi proprio alla pompa di benzina. La ragazza è arrivata dai campi, continua il benzinaio. Abbiamo lasciato la giovane nel gabbiotto, noi siamo corsi a chiamare i carabinieri. Fortunatamente a pochi passi da qui si trovava una pattuglia e sono subito intervenuti. Nel frattempo la ragazza è rimasta nell'ufficio, non potevo farla uscire. Dopo meno di un'ora sono arrivati anche i poliziotti. Io conosco la madre e il padre che sono miei clienti, aggiunge. Quando l'ho vista arrivare non ho immediatamente capito cosa fosse successo, era sconvolta. Mi ha detto che la stavano inseguendo, ma non avevo capito chi né perché. Poi mi ha detto che l'ex fidanzato aveva sparato alla madre e alla sorella. Mi ha detto che voleva chiudere il rapporto con il ragazzo e lui ha tirato fuori la pistola.